di liceo che fece una cosa meravigliosa. Io all'epoca ero in formazione, no? 14-15 anni, e alzai la mano timidamente per manifestare una perplessità rispetto a ciò che stava dicendo, ma non è che non ero d'accordo, è proprio che non avevo capito. E dico, forse essendo a scuola posso dirlo se non ho capito, se no a che serve la scuola? Per imparare a dire... Che ha detto? Non so, non ho capito, va avanti. Non lo contraddire, poi ti interroga. All'università, perché lo contraddici? Non è una buona idea, c'è l'esame, quindi a posto, passi la vita, poi arrivi nel mondo del lavoro e scopri che c'è un tuo superiore che deve essere semplicemente assecondato, va bene? Per non avere rotture di scatole, tanto che convocheranno delle anomalie rispetto alla scuola, rispetto all'università, che si chiamano riunioni, non so se voi ancora le fate, sono quegli ambienti nei quali la prima domanda che ti devi fare è di che colore sono le pareti della riunione per vestirti dello stesso colore. Se sono bianche, vestiti di bianco, truccati di bianco e scompari. La maggioranza delle persone oramai si allena a non dire nulla a riunione, perché? Perché tanto non serve. Naturalmente ve li ritrovate tutti fuori della porta a dire: ma ti rendi conto di che cosa hanno detto? Ma ti rendi? Bisognerebbe fare qualcosa. Ma tu dove eri? Ma io ero nella riunione. Ma tanto non serve a niente, le decisioni le hanno già prese, quindi ho imparato a stare zitto. Nelle organizzazioni si chiamano yes men, ok? Quelli che dicono sì. Beh, bisogna dirlo in inglese, sennò non fa fine. Ecco, il mio professore al liceo, quando feci questa domanda, mi scusi professore, non ho capito, e lui mi si avvicinò con aria solenne e disse: beh, vede Donti, certe volte è meglio stare zitti e far pensare di essere stupidi che parlare e darne conferma. Ora, questo io penso che prenderete appunti su questa frase, perché la potete riportare immediatamente a casa e usare con il partner, di solito, sai, certe volte. Dove la devo buttare l'immondizia? È una vita che te lo dico. Okay. Di fronte a questa affermazione, la maggior parte di noi, me incluso, si è relegata al silenzio, autocensurandosi ogni volta che aveva una domanda, nel senso che, come vedevo che nasceva in me un dubbio, sentivo che la manina si alzava da sola, mi autocensuravo dicendo: è meglio che stai zitto, perché che sei stupido lo pensano già, ma non dargli la soddisfazione di avere conferma. D'accordo? Poi in questo senso la scuola la fa da padrone, nella, come dire, quella che io chiamo la scolarizzazione, va bene? Questo ha molto a che fare con quello che vi andrò a dire. Io sono però un... sto dall'altra parte della barricata, in uno dei tanti steccati che ho scoperto esserci nel mondo della sanità, ma come ci sono in tutti gli ambiti, se vai a veterinaria, sanità animale, ne trovi altri. Esiste uno steccato, cioè una divisione tra personale sanitario e personale amministrativo. Io rientro nel personale amministrativo, sono tra i parassiti della sanità, quelli che succhiano, drenano energie, quelli che non fanno niente, non si sa che stanno a fare, rispetto a voi che lavorate. Io sono quello lì, d'accordo? So dall'altra parte, sono una sanguisuga, salve. Lo dico perché? Perché ha molto a che fare questo con le barriere interne alla comunicazione, che a volte rappresentano dei grossi problemi nella comunicazione interna. E dov'è il paradosso? Il paradosso, ce ne sono tanti, uno dei tanti paradossi è che si pensa di poter avere una comunicazione efficace verso l'esterno prescindendo da una buona comunicazione interna. Cioè, come si fa, chiedo, perché è una domanda ovviamente retorica, non mi rispondete, ma come si fa a comunicare bene con gli altri, cioè con il paziente, l'utente, il cittadino, il cliente, chiamatelo come vi pare, se tra di noi non riusciamo ad avere una comunicazione altrettanto fluida, serena? Mi accontenterei di serena. Ecco, un po' un paradosso non riuscire a comunicare bene tra di noi e pretendere di comunicare bene con gli altri. Seguendo questa argomentazione, che per poter comunicare bene con gli altri colleghi, prerequisito fondamentale dovrebbe essere quello almeno di avere un buon dialogo con se stessi. D'accordo? E qui, vedo già gli sguardi smarriti. Che mi stai dicendo?
che ogni tanto una visita dallo psicologo potrebbe risultare utile, nel senso, toc toc, come va? Male. Ripristinare un dialogo con se stessi è estremamente utile, anche perché ci consente di conoscere quali sono i nostri limiti e le nostre virtù. Questo passa sotto un termine abusato, si chiama autostima. Avere una buona autostima, cioè avere una buona consapevolezza di sé e magari aggiungerei anche della propria professionalità e della propria dignità professionale, potrebbe, uso il condizionale, aiutare quando ci mettiamo in relazione con gli altri. Perché chi non ha una buona autostima tende a supplicare gli altri in termini veramente di supplica, di riconoscimento. Avete visto quell'atteggiamento che spesso passa sotto il nome di passivo, atteggiamento passivo. Arriva l'utente aggressivo, pensiamolo con l'utente, no al pronto soccorso, basta col pronto soccorso, l'abbiamo chiuso. Scherzo, adesso questa è una stoccatina. No, scherzo. Al pronto soccorso arriva l'utente arrabbiato in sala d'attesa, dove sei, anzi facciamo così, alle poste arriva l'utente arrabbiato e la prima reazione è la prego per favore c'è gente che dice la supplico, ma è una meraviglia. Questo atteggiamento passivo implica un massimo rispetto nei confronti dell'altro, ma nessun rispetto per se stessi. E questo è pericoloso, perché chi pecora si fa, il lupo se la mangia. Cioè non è una buona idea andare in giro così, perché prima o poi un conte Vlad lo trovate, ok? Quell'atteggiamento di passività viene letto come debolezza e quindi si esercita una violenza verbale, abbiamo visto, fisica e quant'altro. L'alternativa, un eccesso di autostima, porta le persone al maschio alfa, che non vuol dire che sia uomo, infatti maschio e femmina. Maschio alfa, chi è? È quello che ha un eccesso di autostima e quindi si crede, dicono a Roma, er meglio figo d'erbigonzo, cioè quello che è già gonfio. Cioè della serie, guarda, se ti capitava lei tanto, il tuo problema è che ti so toccato io. La frase tipica è, lei non sa chi sono io. Il vero problema è che non è che non lo sa l'altro, il problema è che non lo sai neanche tu. Questo è il vero problema. Infatti la domanda è retorica, lei non sa chi sono io? No, ecco, manco io, mi aiuta a scoprire chi sia. Questa cosa qui è pericolosissima perché innesca quella che si chiama escalation simmetrica, che è pericolosissima, ok? Che palle, mi sono stufato! Ah, lei è stufo? Lei è stufo? Basta questo, lei è stufo? Ve ne immaginate una hostess nell'aereo, perché poi, scusate, io vi trasporto in ambienti diversi per farvi cogliere che cosa? Che nel vostro ambito uno le cose le legge, ma le legge magari meno bene perché, come diceva Nicola, che mi fa impressione ogni volta che come diceva Nicola, perché non mi sembra come diceva, come diceva il professore Amacciati, cioè meglio, no? La sensazione è che quando io sono in un contesto, dopo un po', per necessità, per sopravvivenza, per spirito d'adattamento, mi adatto, giusto? Dice una frase celebre: l'ultima cosa di cui si accorgono i pesci rossi è dell'acqua in cui nuotano. La danno per scontata. L'aria c'è, l'acqua c'è. Sì, ma se è inquinata o non lo è, farà la differenza? Secondo me sì. Tant'è vero che gran parte del mio lavoro è occuparmi di che? Dell'ovvio. Io parlo per tre quarti dell'ovvio. Non lo so sulla sua relazione, ma sulla mia. La speranza è che voi usciate da qua dentro dicendo: io queste cose le sapevo già. Vuol dire ci venga a fan corso? Ci sto anche fino alle 5 del pomeriggio per sapere. Grazie. Vi ricordo che è grazie. Tranquilli, non vi chiediamo niente. Dice: si è mangiato, siamo a posto. Ora. Spero che la motivazione sia.
Però, perché vi dico questo? Perché la sensazione è che l'ovvio sia criminale. Ora la spiego meglio, eh? Una volta George Orwell disse una frase a cui io sono particolarmente affezionato. Disse: siamo scesi talmente tanto in basso oggi che il dovere degli uomini intelligenti è la riaffermazione dell'ovvio. Se ci pensate, dire che in sanità se perde una squadra non sta perdendo la squadra, ma perde prima di tutto il paziente, è una cosa ovvia. Dire che se non sono consapevole del mio ruolo e della mia dignità professionale, difficilmente riuscirò ad essere incisivo con l'altro, è ovvio. Gran parte dei miei corsi si basano su questo, sull'ovvio. Solo che è talmente tanto ovvio che non ci faccio più caso e comincio a darlo per scontato. Qualcuno dice: la maleducazione oramai è endemica. Maleducati, siamo tutti maleducati, sono maleducati, l'utente è maleducato, la maleducazione. Ora, per un verso io dico meno male, perché allora vuol dire che abbiamo un'arma di distruzione di massa, un'arma non convenzionale, si chiamano armi non convenzionali, che sapete cos'è? La gentilezza, la cortesia, è un'arma non convenzionale, guardate le reazioni. Buongiorno. Mi dica, chi sì. Io? Sì, mi dica, guardi, lui faceva degli esempi, no? E dice, io da capo sa, ogni tanto uscivo, aprivo la porta e dicevo, buongiorno, guardi, le spiego, il medico, io immagino la reazione di quell'altro, che stanno lì e dico, ma parla con me, questo è strano. Lo dico perché a volte, quando penso ad esempio allo specialista, no? Vai dallo specialista, oramai andiamo tutti dallo specialista, no? Spero che non vi tocchi il medico di medicina generale, insomma. Perché, no? Ma no, non mi guardate così, non c'ho niente contro il medico di medicina generale, ma se vai dal medico di medicina generale è perché ti manda dallo specialista. E non è che finisce lì, te l'immagini, il medico di medicina generale ti dà la terapia. No, ci facciamo vedere a uno. Poi dice soffrono i complessi di inferiorità, ma ci mancherebbe. Per forza. Ora, quando vai dallo specialista, la caratteristica tendenzialmente dovrebbe essere nel mondo dell'ovvio è che se uno specialista ti convoca ad un orario, lui che ha convocato il paziente a quell'orario ci sia. È ovvio. Poi, altrettanto ovvio è cosa fa quando tu arrivi. Lui c'è, quindi che fa? Ti si fa incontro, ti stringe la mano, si presenta, dove entro? Ci sono sempre stato qua, si presenta, dice si accomodi e non si mette dall'altra parte della barricata, cioè non si mette al di là di una invisibile, ma in realtà visibile, barriera comunicativa. Si siede a fianco a te. Ecco, già il vostro sguardo dice tutto. Ma quando? Ma tu dove? Esatto, ci dia il nome dello specialista. Io l'ho trovato. E vi devo dire che questo atteggiamento è spaesante, cioè è, ti mette a cioè ti spiazza. Infatti io che ero fuori della porta e aspettavo, perché prima o poi arriverà. Lui era già dentro. Dopo un po', tipo 5 minuti, apre la porta e fa: ma scusi, ma lei è già qua? No, cioè sì, io, ma piuttosto lei, come mai io? Vabbè, io l'ho dato l'appuntamento, io c'ero già, ma c'ero già? Vabbè, ma addirittura era lì in anticipo, cioè era arrivato 5 minuti prima, lo so perché era arrivato 5 minuti prima e lui non era uscito, era lì, vabbè. Fatto sta, mi dice, piacere, dottor Rossi, mi fa accomodare e si siede a fianco a me. Quando si è seduto a fianco a me, io ho detto, dottore, quanto è grave, me lo dica subito. Ma non è che è grave, ma perché? No, guardi, si rilassa, no, io mi rilasso, sto in alto, come mai? Lì mi sono posto il problema di che cosa mi stava succedendo, non a lui, a me. Perché se giudicavo questo comportamento come anomalo, vuol dire che avevo fatto l'abitudine a qualcos'altro. Alle riunioni convocate, in cui chi convoca la riunione arriva in ritardo. Ha già detto tutto sulla riunione. Chi convoca la riunione non solo ci deve essere puntuale, deve esserci prima. Vedete quanto è ovvio? Allora io alla fine ho detto io mi occupo di comunicazione, in realtà io mi occupo dell'ovvio, dell'abitudine. E non c'è niente di più pericoloso dell'abitudine.
Lo diceva Tiziano Terzani nel suo libro Un altro giro di giostra, che forse qualcuno di voi avrà letto. Diceva: attenti all'abitudine, perché è l'unico cancro che io conosca. E si può fare l'abitudine a tutto. Lui lo testimonia dicendo: io ero corrispondente di guerra. Lui era corrispondente del Der Spiegel, tra le altre testate giornalistiche, e diceva: il primo morto, io me lo ricordo, un orrore. Non riuscì a scrivere il pezzo, non riuscì a fare il mio lavoro, tanto ero sconvolto da quel contatto. Il secondo meglio, il terzo bene, quarto, quinto, sesto. Dopo un po', racconta lui, anche in mezzo ad una strage li contavo mentre passavo sopra. Ora, questo è un meccanismo, diciamo noi, di difesa, sì, ma i meccanismi di difesa non è che non chiedono nulla in cambio, e diventano estremamente pericolosi, perché quando passano sotto la soglia della nostra consapevolezza, il rischio è che le cose avvengono e tu non te ne accorgi. E questo è grave, perché se non ti accorgi dell'escalation che sta avvenendo in una sala d'attesa, è pericoloso, perché con il tuo atteggiamento le bombe non solo non le disinneschi, ma rischi di innescarle. Avete presente quando vi ho detto la hostess e vi porto lontano? Vi porto in altri esempi, in altri luoghi, perché questo magari vi aiuta a capire quanto è prezioso la consapevolezza di ciò che facciamo. Immaginate che al posto dell'infermiere o del medico o dell'os ci sia l'hostess, no? Voi sentite un po' di vuoti d'aria e c'è sempre quello che... sono i vuoti d'aria! Come glielo spieghi a uno che è in codice bianco? Oh, c'è il rosso! Quello è un pericolo di vita! Tu che c'hai? Ne un'unghia incarnita? Ma potremmo fare una tragedia? Vabbè, ma io sento quella, e tu senti quella, ma cioè, se sapessi quello che c'è dietro, ma io non lo so, ma lo dovresti sapere. C'è il vuoto d'aria, hostess, che c'è, è un vuoto d'aria, presente, bubù, babà, sa quanti ne sento io? Una marea. Ora, se facesse così, voi direste, questa è pazza, ma è lei che è pazza, no? E invece no. Perché dice: io sono al centesimo catenaccio, Don Raffaele, alla sera mi sento uno straccio. Sai quanti ne ho visti? E ho capito, tu ne hai visti tanti, ma io? No? Vedete, mettersi dall'altra parte, magari con l'hostess è un po' più facile, non so, vogliamo andare dall'altra parte? Andiamo alle poste. Alle poste. Quando voi dite: non ti puoi prendere neanche un momento, sono lì in sala d'attesa che con lo scanner. Ti puoi muovere, puoi mettere la mano in tasca, niente, stanno là apposta a pollaiare. Dice: altro che in prima linea. Questo è in corso semiserva, l'avete capito? Altro che in prima linea, sono già pronti loro. Andate alle poste, voi. Già un macello per cercare di capire quale pulsante dovete pigiare. Madonna mia, ci sono, ci ho messo il cartello. Il coordinatore te ci ha messo un cartello alle poste te ci ha messo un cartello, c'è scritto che se devi tirare un pacco, consegnare un pacco, devi pigiare uno, è difficile. Tu sei lì davanti al dispositivo che fai blu, li pigi tutti e te li metti in tasca e dici: prima o poi mi chiameranno, è giusto? Cioè, poi arrivi lì davanti e dici: ma lei è il numero suo? Guarda, c'ho tutti questi, e scelga lei. E se puta caso, mentre sei in attesa, no? Poi dice: sei in attesa, che fai? Guardate, la maggior parte di noi, vabbè, oramai c'ha l'autismo, oramai, no? No, che scorri, condividi, scorri, eccetera, eccetera. Dopo un po', se poco poco qualcuno esce dal suo autismo, c'ha uno vicino, solito testa bianca, non me ne vogliano i più anziani, sa? Ma io dubito che sia un problema di giovani qui. E oramai alle file chi mi passa avanti sono tutte testoline bianche, eh? Mi sentiva? Lei dov'è? Ha sempre stato qua. No. Lei non è stato qui. Poi però non gli puoi di niente. Sono i giovani, sono i giovani! Saranno i giovani, ma
se c'hai a fianco qualcuno, magari testolina bianca, che comincia a dire, quanto è che aspetta lei? Quanto è che aspetta? Effettivamente, lo sa, capito? Per pagare poi, perché devo pagare. Devo pagare un bollettino e faccio pure la fila. Perché che fanno? Che fai tu fino a quel momento? Non te ne accorgi? Che fanno? Lavoro. In quel momento, siccome quello ti sollecita a capire che fanno, comincia a dire, ma fammi vedere un po' che fanno. È vero, che fanno? Tanto ce ne sono quattro sportelli con nessuno davanti. Che stai a fare? Cioè, sta sul computer, farà qualcosa, non fa niente. Che non capiti che uno di questi, per esigenze fisiologiche, si alza e fa quel breve percorso, perché quando scatta il mio numero e tu ti alzi, tu guarda, ti doti di catetere, ma non vai al bagno. Siamo pronti ad aggredire. Dove va? Ora, vedete, quando siamo dall'altra parte, ci accorgiamo di alcune piccole defiance nelle quali abbiamo dovuto mettere le distanze di sicurezza, di cortesia, farmacie, con la linea gialla, che poi mi accorgo che c'è qualcuno che tutto il giorno sta facendo il tentativo di cancellarla, perché poi quando arrivi davanti, guardi la pomata, prenda questa, per le emorroidi è ottima, ma devi stare qui. Ci abbiamo dovuto fare la distanza di cortesia, perché noi distanza di cortesia sappiamo manco che esiste. Noi il triage l'abbiamo imparato. Il rosso vuol dire che passi prima. Punto. Dice, ma è più grave. Vabbè, come si fa a diventare più gravi così almeno passo prima? Questa è la lettura del paziente. È questo. È impressionante. Tu dici, no, il rosso passa prima perché è più grave. Sì? No? Sarà vero? Ma infatti stiamo valutando. Quanto ci mettiamo per valutare? Ora, io queste cose come le ho osservate? Cercando di fare il mio lavoro, che è 80% osservazione e 10% ascolto. Anzi, vabbè, facciamo 50-50, via. Dice, ci rimane altro? Pochissimo, ci rimane una percentuale minima che è fatta di parole. Il resto è osservazione e ascolto, osservazione e ascolto. Perché ho imparato una lezione che ci deriva da un filosofo, Gorgia, il quale diceva, guardate che non è un caso che le divinità ci hanno dotato di due orecchie e una sola bocca per ascoltare il doppio e parlare la metà.